Salvo reduce dall'interlocutorio, quanto imprevisto rovescio interno con il passo cordone. La sete di rivalsa dell'11 di Bellomo, sostenuto dalla numerosa tifoseria al seguito, potrebbe dare qualche dispiacere alla truppa di Patron di Luzio, che guarda con interesse all'altro scontro di cartello tra Cupello e Flaccoporto. I biancazzurri partono subito di gran carriera e costringono almeno in avvio a tenere un atteggiamento alquanto prudente la squadra di casa, che rischia qualcosina al quinto quando la Brozzi esce tempestivamente per arginare la folata offensiva di Mucci, illuminante nell'occasione il lancio filtrante di Trotta. Il Torricella esce alla chetichella dalla propria metà campo, ma quando lo fa risulta devastante. È il 17esimo infatti quando sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina Mainella indisturbato svetta di testa con la difesa biancazzurra che rimane impassibile con la grossa ingenuità di Lippiello che si fa passare il pallone tra le gambe. Il San Salvo non riesce a rianimarsi almeno nelle fasi successive e anzi rischia qualcosina a ridosso della mezz'ora quando l'estremo biancazzurro si riabilita parzialmente arginando sul fondo il fendente dal limite di Dipendima. Sul conseguente corner il Torricella è ancora aggressivo con Rotunno che di testa cerca l'angolino, provvidenziale il salvataggio di un difensore avversario. Sterile la risposta degli ospiti che non fanno danni con la debole battuta a rete di Battista, il quale trova pronto la Brozzi. In chiusura di frazione, padroni di casa di nuovo pericolosi, dapprima con il tiro cross di D'Antonio che attraversa pericolosamente l'area di porta biancazzurra e poco dopo con la girata dal limite di Dipendima che impegna Lippiello costretto a distendersi. Alla ripresa delle Mucci prova ad insidiare la Brozzi con iniziative dalla distanza che preoccupano un tantino l'estremo di casa ma non gli danno dispiaceri irreparabili. Al 18esimo si rivede l'11 di casa con la bella giocata di Zinni per l'appostato Pacella il quale prova un improbabile intervento di testa fuori bersaglio per poter dare i frutti sperati. Con Mucci isolato in avanti e chiuso dalla difesa avversaria che non riesce quasi mai a essere pericoloso e allora è di nuovo Trotta che prova dalla distanza ma senza apprezzabili risultati. A questo punto mister Bellomo toglie dalla naftalina Bomber Torres lasciato precauzionalmente a riposo per motivi fisici e lo getta nella mischia nel tentativo di raddrizzare il risultato e i fatti daranno ragione al tecnico Morisano e soprattutto all'attaccante argentino del San Salvo che perfeziona il pareggio al minuto 41 quando sorprende la Brozzi approfittando del suggerimento del suo connazionale Trotta e facendo esplodere la gioia del tifo sansalvese. Non mancano i momenti di tensione tra le due tifoserie che fortunatamente non entrano in contatto tra di loro ed è proprio nei concitati minuti finali che gli ospiti centrano il palo con l'altro argentino Veron. In definitiva l'1-1 finale è il risultato più giusto per due compagini attrezzate per dire la loro sino al termine della stagione. Mister Bellomo, un pareggio che la soddisfa quello sul terreno della vice capolista? È un pareggio che ci sta tutto, affrontavamo la seconda della classe che veniva da una serie di risultati ottimi, abbiamo giocato alla pari, questo è quello che volevo dopo la battuta d'arresto con il passo cordone, mi aspettavo una prova di carattere, di orgoglio da parte dei ragazzi e sono stato accontentato, alla fine con un po' più di fortuna forse avremmo anche potuto vincere la partita con il palo di Mucci alla fine, comunque il pareggio è giusto, soprattutto due squadre che hanno giocato a calcio e questa per una categoria come quella di promozione non sempre è possibile, hanno due squadre che sicuramente faranno bene in questi due mesi finali del campionato. Per i playoff quindi c'è ancora posto per il San Salvo? Sicuramente, il nostro obiettivo deve essere quello dei playoff. Abbiamo fatto una rincorsa notevole da novembre in poi quando viaggiavamo nei bassi fondi della classifica, adesso siamo a ridosso delle prime e non dobbiamo assolutamente mollare tutti i sacrifici, gli sforzi che la società e soprattutto i ragazzi stanno compiendo settimanalmente per ottenere un obiettivo che è alla portata del San Salvo e soprattutto merita il San Salvo visto anche oggi la grossa cornice di pubblico venuto da San Salvo ad incitarci. Roberto Dipendima, una vittoria sfumata nel secondo tempo, un po' di rammarico ma alla fine comunque il pareggio è arrivato contro una signora squadra. Ah, sicuramente, loro hanno giocato il secondo tempo meglio di noi, quindi alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Il Cupello vince, la vetta si allontana. Come ho detto settimana scorsa, ripeto, noi partita dopo partita cerchiamo di fare il massimo, dopo quello che viene ci prendiamo. Secondo te questo San Salvo può ambire alla vetta? Sicuramente, sicuramente, è una signora squadra, ha giocato molto bene oggi.